Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 1, 1 novembre 1899. Trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di me stessa, dentro di una chiesa, ed ivi c'era un sacerdote che celebrava il divino sacrificio. E mentre ciò faceva, piangeva amaramente e diceva: «La colonna della mia chiesa non ha dove poggiarsi». Nell'atto di che ciò dicevo, ho visto una colonna la cui cima toccava il cielo, e al di sotto di questa colonna stavano sacerdoti, vescovi, cardinali e tutte le altre dignità che sostenevano detta colonna. Ma con mia sorpresa
Ho fatto per guardare e ho visto che dette persone, chi era molto debole, chi mezza marcita, chi inferma, chi piena di fango. Scarsissimo era il numero di quelle che si trovavano in stato di sostenerla. Sicché questa povera colonna, tante erano le scosse che riceveva al di sotto, che tentennava senza poter stare ferma. Al di sopra di questa colonna vi era il Santo Padre, che con catene d'oro e coi raggi che tramandava da tutta la sua persona, faceva quanto più poteva a sostenerla, ad incatenare ed illuminare le persone che dimoravano al di sotto, perché qualcuno se ne fuggiva per avere più agio a marcire ed infangarsi, non solo, ma a legare e illuminare tutto il mondo. Mentre ciò vedevo, quel sacerdote che celebrava la messa, sto in dubbio se fosse sacerdote oppure nostro Signore, ma pare che fosse Gesù Cristo, ma non so dire di certo. Mi ha chiamato vicino a sé e mi ha detto: figlia mia, vedi in che stato lacrimevole si trova la Chiesa? Quelle stesse persone che dovevano sostenerla vengono meno e con le loro opere la battono, la percuotono e giungono a degradarla. L'unico rimedio è che faccia versare tanto sangue da formare un bagno per poter lavare quel marcioso fango e sanare le loro piaghe profonde, di modo che sanati, rafforzati, abbelliti in quel sangue, possano essere strumenti abili a mantenerla stabile e ferma. Poi ha soggiunto: io ti ho chiamata per dirti, vuoi tu essere vittima e così essere come un puntello per sostenere questa colonna in tempi sì incorreggibili? Io in principio mi sono sentita correre un brivido per timore che ancora non avessi la forza, ma poi subito mi sono offerto e ho pronunziato il fiat. In questo mentre mi sono trovata circondata da tanti santi, angeli e anime purganti che con flagelli ed altri strumenti mi tormentavano. Ed io, sebbene in principio avvertivo un timore, poi quanto più soffrivo, tanto più mi veniva la voglia di patire e gustare il patire come un dolcissimo nettare. E questo molto più perché mi ha toccato un pensiero. Chissà che quelle pene potessero essere mezzi come consumare la vita e così poter spiccare l'ultimo volo verso il mio sommo ed unico bene. Ma con sommo mio rammarico, dopo aver sofferto acerbe pene, ho visto che quelle pene non mi consumavano la vita. Oddio, che pena che questa fragile carne mi impedisce di unirmi col mio bene eterno. Dopo ciò ho visto la sanguinosa strage che si faceva di quelle persone che stavano al di sotto della colonna. Che orribile catastrofe! Scarsissimo era il numero che non rimaneva vittima. Giungevano a tale ardimento che tentavano di uccidere il Santo Padre. Ma poi pareva che quel sangue sparso, quelle sanguinose vittime straziate, erano mezzi come rendere forti quelli che rimanevano, in modo da sostenere la colonna senza farla più tentennare. Oh, che felici giorni dopo ciò spuntavano! Giorni di trionfi e di pace. La faccia della terra pareva rinnovata. La detta colonna acquistava il suo primiero lustro e splendore. O giorni felici, da lungi io vi saluto, che tanta gloria darete alla mia Chiesa e tanto onore a quel Dio che ne è il capo. Comincia così il terzo volume, con questa visione. E la Chiesa appoggiata su questa colonna che penso che chi conosce un po', per esempio, la storia di Fatima, è veramente impressionante notare la sorprendente analogia tra questa visione e quella parte del terzo secolo di Fatima resa pubblica nell'anno 2000. Luisa dice che giungevano a tale ardimento che tentavano di uccidere il Santo Padre. Addirittura più precisa. Sappiamo che questo attentato sicuramente c'è stato, perché l'attentato al Papa c'è stato nel 1981, il 13 maggio dell'81, San Giovanni Paolo II. Sappiamo invece che il terzo secreto di Fatima dice che sembra dire, perché poi sono sempre interpretati, che il Papa muore veramente. Per cui, però, indubbiamente, è impressionante, no?
E poi sappiamo anche di quella grande visione, di questa montagna erta dove la percorrevano esattamente le stesse persone che ho sentito qui, no? I dignitari della Chiesa, quindi sacerdoti, religiosi, vescovi, cardinali, e c'era una carneficina. Quel sangue veniva raccolto dagli angeli, preso negli innaffiatoi e versato sul mondo e sulla Chiesa, e rinnovava il mondo della Chiesa, insomma, no? Questo è il terzo secolo di Fatima, che, come ebbe modo di dire Benedetto XVI nella sua visita da Fatima, insomma, quando ancora era pontefice, diciamo, in carica, non emerito come adesso, disse, ma c'era bisogno di lui, insomma, per dirlo, che la profezia di Fatima non è conclusa, insomma, perché non si vede, almeno io non lo vedo, insomma, attualmente, insomma, non penso che... Penso che sia un dato abbastanza oggettivo questo: non si vedono ancora giorni di trionfi e di pace, o la faccia della terra rinnovata, oppure splendere, ecco, in tutto lo splendore, la colonna della Chiesa in tutti i suoi supporti, no? Ecco, quindi questo si tratta di una generalizzazione. Ecco, la Chiesa sta ancora in un tempo un po' di sofferenza, di travaglio, e certamente il mondo non vive felici giorni, no? Assolutamente, insomma, continuano purtroppo tanti comportamenti che sono l'antitesi del Vangelo, privati e anche pubblici e anche fatti propri dagli ordinamenti giuridici, no? Ecco, meditare su questo è evidente che quel sacerdote che stava celebrando la Santa Messa, con quello che dice, sembrerebbe proprio nostro Signore Gesù Cristo, no? Perché poi è lui stesso, insomma, che dice questo. Una visione di questo genere che cosa deve portare e comportare in noi? Ecco, perché qui il problema è questo. Come in attesa di questi giorni felici ci si interfaccia, si perdoni il termine un po' moderno, con una situazione di questo genere? Cosa ha chiesto Gesù a Luisa e cosa ha fatto Luisa? Mi serve una persona che soffra e offra. Punto. Mi serve una vittima. E Luisa si è offerta. Si è offerta ed ha sofferto. Ricordo le parole che Gesù disse ad un'altra anima santa e mistica quando spiegava i modi con cui noi figli di Dio, sulle orme del Figlio di Dio fatto sangue, San Pietro stesso diceva: Cristo patì per noi, lasciandoci un esempio perché ne seguiate le orme. E Gesù, in uno dei discorsi che faceva, dice: attenzione, soffrire, non far soffrire, soffri tu nell'ascoltamento e nel silenzio. Non fai soffrire gli altri con i tuoi comportamenti. Qui Gesù parla, e io in parte lo capisco, diciamo, vivendo nel cuore della mia amatissima Chiesa, conoscendo anche tante dinamiche di Chiesa, e qui parla praticamente di, dice che questi flagelli, queste pene sono necessarie perché qui... C'è una tale cancrena, capite? C'è un... Il termine che Gesù usa, lavare quel marcioso fango e sanare le loro piaghe profonde. Cioè, capite? Cioè, quando c'è una situazione di male incancrenito e diffuso, ma che ci vuoi fare? Cioè, ci vuole un intervento chirurgico di alta chirurgia. Questo per dire che nessuno, d'accordo? Anche coloro che, vedendo tante situazioni, no? Certamente soffrono e magari vorrebbero fare qualcosa, ma la percezione che si ha, cioè, se uno, insomma, sapesse in certi posti del mondo, meglio non dire troppe cose, che dopo, ecco, facciamo soffrire le coscienze anziché aiutarle, ma ci sono delle aree del mondo
Noi stiamo in Italia, insomma, siamo molto meno peggio che altrove, dove si vedono e ci stanno delle situazioni che veramente fanno piangere, insomma, proprio piangere, piangere, piangere. Ecco, ma come per altre situazioni, io tante volte, no, uno guarda, basti guardare adesso, come dire, il continuo crescendo, no, di leggi inique che vengono fatte, no, poi una volta che la legge l'hai fatta, ormai sono 50 anni che c'è questa legge, abbiamo cominciato col divorzio nel 70, poi con l'aborto nel 78, poi con le aggressioni alla vita, la famosa legge 40, poi questa legislatura, le unioni civili, adesso l'eutanasia e i testamenti biologici. Come sappiamo, una volta che queste cose diventano legge, se piantano lì, se qualcuno è capace a farle abrogare, insomma, alzi la mano, cioè non ci sono né i numeri, né la forza, né la voglia, ma neanche forse la possibilità, umanamente parlando, di mettere fine a questa situazione. Perché queste cose vengono presentate dalla maggioranza delle elite dominanti in questo mondo come conquiste della civiltà, come progressi, come cose di questo genere. Alcuni cattolici fanno finta di niente. Altri non si impicciano, altri stanno a guardare. E chi ci fa qualcosa, cioè non è che uno dice ci rassegniamo. Certamente con i mezzi a disposizione uno, per esempio il popolo dei cattolici ogni anno fa la marcia per la vita. Personalmente io quando ho potuto sono sempre frequentato la marcia per la vita, no? Ma io frequento la marcia per la vita nella consapevolezza che questo è un segno esterno, cioè fondamentale di testimonianza dentro un contesto culturale, sociale e legislativo, che non è che siccome ha fatto la marcia per la vita qualcuno il giorno dopo abolirà la legge 194. Cioè, pensare a una cosa di questo genere purtroppo sarebbe un'illusione. C'è una testimonianza pubblica da parte di un piccolo gregge che dice noi siamo comunque a favore della vita, no? Ecco, ma dentro la mentalità dominante, la reazione che produce, dice, vabbè, questi sono quattro poveretti che ancora sono cattolici integralisti, lasciali fa, che tanto non danno nessun fastidio. Quindi, allora, che vogliamo fare? La Madonna Fatima, a proposito di vittime, chiese nella prima apparizione ai pastorelli, volete offrirvi come vittime sull'altare del mio cuore immacolato? E questo come atto di riparazione per i peccati con cui Gesù è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo. Bene, avrete da soffrire molto, ma io sarò con voi. Sappiamo la storia dei pastori di Fatima. Due, dopo sofferenze atroci, dopo sacrifici di infanti eroici, sono drammaticamente, umanamente parlando, sempre morti da bambini. E sono adesso stati canonizzati dal Papa maggio scorso e sono i santi attualmente più giovani della storia della Chiesa. L'altra ha dovuto vivere una vita di preghiera, di nascondimento e di penitenza, e quindi sono, diciamo, le due modalità con cui questi pastorelli hanno sostenuto sulle spalle una situazione difficile. Ecco, questa è una via fondamentale, questa è la via del Vangelo, poi tra l'altro, eh. Capite? Cioè, io non credo che situazioni, cioè, dinanzi alle situazioni disastrose a livello governativo, cosa fai? La rivoluzione? Fai la rivolta armata? È cristiana una cosa di questo genere? Cioè, Gesù farebbe così? Dinanzi a situazioni di sofferenza o di disagio nella Chiesa, dinanzi a comportamenti possibili. Purtroppo i media non mancano mai di stigmatizzarli, anche da parte di uomini pubblici di chiesa. Qual è la cosa giusta da fare? Scriviamo un bell'articolo su un blog e cominciamo a fare nomi e cognomi, a biasimare la condotta disdicevole di quell'uomo di chiesa? Questo è quello che vuole Gesù? Così anziché riparare quei mali, li andiamo a diffondere ulteriormente. E così i nemici della Chiesa ne traggono forza per gettargli altro fango addosso, d'accordo? E così magari un povero fedele che
ci vorrebbe provare, sta appresso al Signore, ma c'è una fede piccola. Sente una cosa del genere, ne rimane giustamente scandalizzato e torna a peccare peggio di prima. Cioè, è una cosa fatta bene, una cosa del genere? No, no. Gesù non ha fatto così e non ha insegnato a fare così. Cosa si deve fare? Volete offrirvi vittime? C'è qualcuno che ha il coraggio, non dico di, attenzione prima di fare insomma queste cose qui, di farsi carico dei mali del mondo e quindi, non dico di farsi vittima, però di offrire al Signore il proprio contributo, magari serio, di preghiera, di giorno e di notte, di fare qualche veglia, qualche preghiera notturna, qualche rosario in più, detto bene, detto in ginocchio. Qualche mortificazione, qualche sacrificio. Non dico essere flagellati o tormentati da santi angeli, anime purganti, insomma, queste sono cose abbastanza forti, no? Ma cioè, nel piccolo, qui Gesù nel grande dice ciò che una volta il santo curato d'Ars disse dinanzi ad una delle solite lamentele, erano cose anche antiche. Del resto qui Gesù parla di situazione disastrata della Chiesa nel 1899, quindi il Santo Curato d'Ars non molti anni prima, insomma, un mezzo secolo prima, insomma, operava verso il termine della sua vita, no? Quindi, quando andò il solito fedele a lamentarsi del solito parroco, perché c'erano tanti motivi per lamentarsi, che non c'era mai, che non pregava, che non era disponibile a fare confessione, le solite cose che si sentono. Quindi la lamentela non era infondata, non erano calunnie, erano problemi oggettivi e reali. D'accordo? Ecco. Il santo Curato d'Ars l'ha interrotto e gli ha detto: bene, quanti digiuni hai fatto tu per la conversione del tuo parroco? Quante preghiere hai detto? Nessuna. E allora non te puoi lamentare, e io non te voglio sentire. Non è proprio così, ecco, l'episodio, ma il senso della tua risposta era questo. E la stessa cosa faceva quando i preti, perché si lamentano i fedeli del parroco, e poi si lamentano i parroci dei fedeli. Capito? Ah, la mia parrocchia qui, non viene messa nessuno, non si confessa nessuno, sono una banda di sciagurati, sono tutti lontani, sono freddi, bestemmiano, sono indifferenti. Quindi i preti andavano a lamentarsi al Santo Curato d'Ars e cominciava a dire: bene, quante discipline hai fatto per tutti i tuoi fedeli, per la loro conversione? Al parroco, il parroco ti rimaneva un pochino con la faccetta perplessa. Adesso questi aneddoti sono altro che la stessa cosa, che cioè, cosa ha fatto Gesù per salvare l'umanità? Cosa ha fatto? Ha fatto la rivoluzione? È andato in croce perché si è rifiutato di fare la rivoluzione. Giuda questo voleva. Giuda voleva che Gesù Cristo, come del resto volevano gli Zeloti, facesse una bella rivolta armata, cacciasse i romani, che era un'ingiustizia, d'accordo? La prepotenza romana, sì, ha fatto l'impero, ma io dico, ma perché gli andavano? Come il loro esercito sanguinoso e spietato, soggiogavano le popolazioni, imponevano, ma che vuoi? Questa è un'ingiustizia, questa qui, no? Non è un'ingiustizia, che cosa si direbbe oggi su una cosa di questo genere, no? È un'ingiustizia. Ma Gesù cosa ha fatto? Si è ribellato all'ingiustizia? No! Ed è stato messo in croce per questo motivo. Giuda l'ha tradito per questo motivo. E il capo d'imputazione falso di Gesù era il re dei Giudei, quindi si erano inventati il delitto di lesa maestà. Se lui si presenta così è perché vuole rovesciare l'impero di Roma. Sta attento, Ponzio Pilato, che se non lo condanni andiamo a dirlo a Tiberio e ti rimuove. Questo è pericoloso. Questo vuole fare il regno di Israele. Gesù è stato condannato per questo. Ma ha fatto questo Gesù? Ha fatto questo? Aveva spade? Aveva miliziani? Aveva anche stili guerrieri, guerreschi, di darli a destra e a sinistra. Sì, il Vangelo ci riporta due episodi, due. La cacciata dei mercanti del Tempio e le invettive contro i farisei, basta. Ma sono due episodi, d'accordo? Estremi e dinanzi a situazioni estreme, e dove chi ha agito è il figlio di Dio. Ma sono due sparuti episodi, due. Non era questo lo stile ordinario che Gesù aveva. Non ha fatto questo.
Gesù si è preso tutto il male su di sé ed è morto in croce. Quindi, dinanzi alle situazioni di sofferenza, se uno, come dire, nel suo libero arbitrio vuole chiamarsi fuori e dire ma chi se ne importa, certamente non è una soluzione benedetta dal cielo, però faccia pure. Ma se qualcuno vuole intervenire, farsi carico di questa situazione, in nome di Gesù, deve farlo con lo stile di Gesù. Tu si ci metti dentro, ci soffri, innanzitutto per la situazione in se stessa, e soffri per la situazione, cioè tu ci soffri per la situazione in sé, e tu scegli di soffrire per quella situazione. Non dico, ripeto, offrendoti come vittima, questi sono gesti estremi che non tutti possono fare, non ci si scherza con queste cose. Però lo stile pregate e fate penitenza per la conversione dei peccatori, perché un sacco di gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi, questo si può fare, certamente. E certamente anche le offerte, le preghiere, le penitenze contribuiscono a fare in modo che questa purificazione avvenga, diciamo così, nella maniera meno cruenta possibile, insomma. Ecco, noi stiamo, ripeto, quello che Luisa vede è quello che ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa, è stato affermato, insomma, no? Durante le memorabili apparizioni di Fatima. Il 2017 è terminato, quindi il centenario è stato compiuto, il centenario è stato sancito con la canonizzazione dei pastorelli, ma siamo ancora in attesa di questo benedetto trionfo del cuore immacolato di Maria, perché non si vede allo stato attuale in giro, no? Ecco, quindi penso che questi richiami siano da prendere molto, molto, molto sul serio. Molto. L'amore comporta il sacrificio e l'amore autentico è modellato su quello di Gesù e di Maria. Altre forme di azione, pur certamente comprensibili, ma rappresentano modalità di affrontamento del problema non cristiane. Io oserei dire demoniache, d'accordo? Demoniache perché non fanno altro che metterci gli uni contro gli altri, alimentare polemiche, alimentare discussioni, scandalizzare i piccoli, seminare discordia. Cioè, quindi anziché risolverlo il problema, lo aggravano, ne mettono altri sopra. Io penso che tutti dobbiamo confrontarci, metterci davanti al crocifisso. Questo, il messaggio del crocifisso è un messaggio universale. Qual è la soluzione che Gesù ha dato al problema del male? E qual è? Una sola. Me lo prendo io in silenzio e lo offro. E basta. Ci piaccia o non ci piaccia, questo è un dato oggettivo, questo qui. Nessuno lo può contestare. Nessuno. E i discepoli di Gesù, se vogliono essere tali, ripeto, se uno si vuole defilare e dire non mi interessa, non sono affari miei, ripeto, ha il libero arbitrio per poterlo fare, faccia pure, senza la benedizione di Dio, perché Dio non benedice certamente l'indifferenza, però almeno fa meno danni, piuttosto che andare a affrontare certe situazioni con uno stile che non c'ha niente a che fare con quello dell'agnello immolato. Noi seguiamo l'agnello immolato, Luisa è stata vittima immolata. Tante altre anime vissute nel secolo scorso, ce ne sono state veramente tante e ce ne sono sicuramente tuttora in giro. Cioè, non c'è nessun dubbio che ci siano in giro delle anime vittime, questo è sicurissimo, questo qui, anche se non sappiamo chi sono, sicuro. E queste continuano a tenere, a reggere, a sorreggere sulle proprie spalle la colonna della Chiesa, cooperando con l'azione purificatrice della Divina Provvidenza, accelerando sicuramente i tempi del rinnovamento della Chiesa e facendolo nel modo più gradito al Signore, nell'ascoltamento, nel silenzio e nell'offerta generosa, prendendo su di sé molti dei castighi che spetterebbero ai reali colpevoli, riparando i loro peccati e impetrando dal Signore
le grazie sospirate per il rinnovamento della Chiesa del mondo. Questa è l'unica cosa che chi ha a cuore le sante cause può fare con grande benedizione di Dio e con grande ricompensa in cielo. O Divina Maria, abbiamo ascoltato la via che tu per prima hai percorso e che è l'unica da percorrere per coloro che fanno professione di fede divina e cattolica. La vita nella divina volontà, come sappiamo, è vita tutta interiore. E i più grandi negozi e traffici, come li chiamano i maestri di spirito, tra Dio e le anime si fanno nel più assoluto silenzio e nel più assoluto segreto. Dio non ama clamori, media, televisioni, risonanze, palcoscenici, riflettori, clamori e altro. Le più grandi operazioni, l'incarnazione è stata fatta alla sola tua presenza, la nascita di Gesù alla sola tua presenza. La passione e la presenza di pochi testimoni. Gesù sembrava un criminale come tanti altri che veniva condannato. La risurrezione non l'ha vista nessuno. Che la tua mano materna ci ricordi sempre tutto questo, per farci comprendere come è nel silenzio della nostra preghiera, delle nostre offerte conosciute da Dio solo, delle nostre lacrime versate dinanzi a Lui, del nostro tutto cercare di compiere nel divin volere e per la sola sua gloria e in riparazione dei peccati, è in tutto questo che si gioca non soltanto la vicenda della personale santificazione di ciascuno, la possibilità di entrare nel regno aureo della divina volontà, ma è qui che si giocano anche le sorti dell'umana società intera e della Chiesa tutta. Che i tuoi figli, o mia Divina Maria, imparino da te questo su cui Gesù ci ha fatto meditare e su cui tu poi ulteriormente avresti pubblicamente fatto meditare a Fatima la Chiesa intera. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.